Inizio a spiegare che cos'è l'intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva è saper gestire, saper utilizzare inizialmente prima le nostre emozioni e successivamente quelle degli altri. Questo perché un giorno comunque andremo a lavorare con quelle che sono delle altre persone per una relazione di aiuto e prima dobbiamo saper gestire le nostre per saper comunque gestire anche quelle di un paziente che ci chiede comunque una relazione di aiuto. Il metodo autobiografico creativo appunto serve a questo, è uno strumento che serve a formare prima di tutto noi stessi, successivamente gli altri, questo attraverso la creatività. La creatività attraverso i mezzi artistici, i mezzi musicali, del teatro, della danza, in base alla materia in cui si ha più a che fare. Allora, penso che dell'intelligenza emotiva e del metodo autobiografico creativo la parte più importante sia la scrittura della fiaba. Per arrivare a questo, però, bisogna arrivarci pian piano attraverso una serie di percorsi che, per esempio, parte dal riscaldamento e successivamente delle attività che basate sulla creatività per poi arrivare a quella che è appunto la scrittura della fiaba. Il riscaldamento lo si può fare insieme ad altre persone, in gruppo, in grandi gruppi, in sottogruppi oppure in coppie, come per esempio l'esercizio sulla fiducia. Un esercizio invece, per esempio, in grande quantità, quando ci sono tante persone, a parte che bisognerebbe comunque avere un setting abbastanza grande in base alla quantità di persone a cui abbiamo a che fare. Se è un gruppo abbastanza grande, se è un gruppo abbastanza grande, la stanza dovrà comunque saper portare, saper gestire la quantità di persone. Queste persone si chiederà anche di utilizzare un abbigliamento comodo. Questa attività di riscaldamento può essere appunto girare per la stanza, salutare le persone, questo avviene magari all'inizio del primo giorno dell'attività, dove ci si saluta, ci si incontra. Nel momento in cui tutti si sono salutati, si sente di sottofondo la musica che il conduttore sceglie e quando il conduttore vede che c'è silenzio e le persone comunque continuano a camminare, gli si chiederà di fare uno stop dinamico, di fermarsi come ci si trovano in quel momento. Si potranno poi creare, per esempio, delle reti dove si chiederà comunque ai partecipanti di utilizzare tutto lo spazio intorno a sé, di avere almeno 3 contatti, con 3 persone diverse. Questo in un grande gruppo, oppure gli si può chiedere di formare delle coppie, possibilmente di persone che non si conoscono, per eseguire degli esercizi sulla fiducia. Gli esercizi della fiducia che mi vengono in mente sono tre: quello prima è basato sulla parola, poi sul palmo della mano sulla schiena del condotto e successivamente con le due dita dei due della coppia che vanno sempre in giro per la stanza. In tutti e tre c'è un esercizio di fiducia dove praticamente c'è il condotto e il conduttore. Il condotto sarà occhi chiusi e alle sue spalle ci sarà il conduttore che inizialmente utilizzerà la parola, che gli dirà di muoversi a destra o a sinistra per non andare a sbattere con altre persone, successivamente appunto col palmo della mano e poi con le dita. E questi sono degli esercizi che devono comunque avere, non devono essere di durata lunghissima, devono avere una durata massima di 3-5 minuti, perché comunque alcune persone non amano stare a occhi chiusi, comunque hanno un po' di paura, un po' di difficoltà, soprattutto se su una persona che non si conosce. Queste sono delle attività di riscaldamento per poi andare magari a quelle che sono delle attività un po' più creative. Mi viene in mente quella delle sagome, quello di modellare il proprio corpo con un. Queste vengono sempre. Queste attività vengono con un dialogo che poi viene, un dialogo che viene dall'interno, perché sono esercizi che per la maggiore vanno eseguiti da soli. Per esempio, mi viene in mente anche quello di scrivere il proprio nome, il crocevia, di disegnare la prima stanza che viene in mente della propria infanzia, successivamente un aneddoto simpatico. Si parte appunto con lo scrivere il proprio nome, da dove deriva, se questo ci ritroviamo nella scrittura del nome, poi quella che è la crocevia della nostra vita, anche il disegno della stanza, e poi di un aneddoto simpatico. Questo qui è un.
dell'aneddoto viene appunto richiesto alla fine, comunque dopo aver disegnato quella che è la disegno della stanza, perché comunque dalla propria infanzia potrebbe anche uscire qualcosa magari di un po' personale, di qualcosa che magari si tende un po' a dimenticare. Allora per quello che si chiede di mettere appunto l'aneddoto alla fine per risollevare un po' anche quello che è magari il numero dei partecipanti. Una cosa molto importante di tutte le attività è che la verbalizzazione alla fine di questa attività, il conduttore non deve assolutamente interpretare le cose che sono uscite anche da magari un disegno, non deve dire, imporre quella che è la sua idea, ma deve magari riuscire a far uscire da solo al condotto perché ha disegnato magari in quella maniera, però il conduttore assolutamente non deve interpretare. Quella che è la cosa importante invece del metodo autobiografico creativo è la scrittura della fiaba. Questo perché praticamente si può chiedere ai partecipanti di scrivere questa fiaba con la partenza del canovaccio del C'era una volta, dove si chiederà ai partecipanti appunto di avere un protagonista, un antagonista, la sfida da affrontare, come questa sfida viene affrontata e successivamente un lieto fine. È importante questa attività perché è una metafora di noi stessi, perché noi mettiamo dentro quella che è la fiaba noi stessi, perché siamo sia protagonista che l'antagonista. E questa cosa che è importante che venga detta alla fine alla conclusione di quella che è la scrittura di questa fiaba, della fiaba, deve essere detto, anche perché una persona può comunque capire che alla fine siamo comunque noi, tante volte che ci creiamo dei problemi, che questo antagonista, tante volte siamo noi. Appunto queste metafore che noi utilizziamo, alla fine siamo noi stessi. Penso che il metodo autobiografico creativo sia molto importante da utilizzare magari in qualche gruppo sportivo, in un team comunque magari dove le cose non vanno bene, dove non c'è coesione, e dove l'obiettivo alla fine è lo stesso, però non sempre viene magari visto nella stessa maniera. Allora questi esercizi possono essere utilizzati anche per questi tipi di gruppo qua, per un team di un'azienda, dico, dove bisogna anche sapere fare una squadra per avere un obiettivo comune. E questo può partire, per esempio, poi dalla scrittura della fiaba, dove partecipano tutti, dove magari, dopo aver scritto la propria fiaba, ognuno mette il proprio personaggio e se ne scrive una tutti assieme. Questo penso sia la parte, penso di aver detto comunque le cose di maggior rilievo.